Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Honor Red. Oggi vediamo come fare il pesto di basilico. Ovviamente io ho il mio, che ho raccolto dalle mie piante. E ora mostriamo come si fa. Adesso noi sciacquiamo il nostro basilico per prima cosa. Dobbiamo lavarlo bene. Già ho fatto la pulizia delle foglie, quindi tranquilli, è tutto roba buona. Questa qua devo semplicemente sciacquare. Il basilico lo mettiamo in un panno, lo asciughiamo pian piano. Appoggiamo leggermente un panno sopra e asciughiamo senza togliere tutta l'acqua, ovviamente. Pian piano, leggero, una leggera pressione. Allora ragazzi, io userò il basilico del mio orto e sono letteralmente 35 grammi, quindi non sono un numero superiore ai 50 grammi. Quindi io farò una ricetta diversa da quella originale che vi dico. Quanti ingredienti servono per questa ricetta? Allora, il minimo sarebbe 100 g di basilico, 50 g di parmigiano, 45 g di pinoli, in questo caso, e 200 g di olio extravergine e uno spicco d'aglio. Ecco la ricetta principale. Adesso inseriamo il nostro basilico nel frullatore. Allora, per il basilico si usa un mortaio per farlo, ok? Per non far ossidare il basilico e comunque avere più pesti duraturi. Quindi cosa ho fatto per evitare questa cosa, diciamo rovinare il basilico? Ho messo nel frigo tutti gli oggetti e gli ingredienti che sto usando adesso nel frigo per un po', una mezz'oretta, un'ora, per fare in modo che comunque le lame non vanno a rovinare il nostro basilico e diciamo l'essenziale del basilico non venga distrutto, insomma. Poi, dopo aver messo basilico, ragazzi, noi aggiungeremo il nostro olio per prima cosa e andiamo ad aggiungere i pinoli e iniziamo a frullare. Il parmigiano lo aggiungiamo dopo aver frullato già un pochino, quindi andiamo. Beh, ho dimenticato di mettere l'aglio, sono un genio assoluto. Dopo aver aggiunto l'aglio aggiungiamo anche un pizzico di sale per insaporire il nostro piccolo pesto. Dopo aver frullato il nostro basilico aggiungiamo il nostro bellissimo parmigiano qua dentro per finire, diciamo, il tutto. Oh, sono 20 grammi, sembra di meno, sembrano di più in realtà. Andiamo a completare il tutto. E dopo aver finito, ragazzi, mettiamo il nostro pesto in questa vaschetta. Io lo metto qui perché tanto lo userò tutto oggi, essendo che sono 35 grammi, basta e avanza per 2-4 persone, cioè in due giorni praticamente è finito. Lo sto mettendo qui per farvi vedere come è venuto, giusto per voi, per farvelo vedere. Ecco qua, voilà, non sembra male. Vedremo con la pasta. Ed ecco qua ragazzi, alla fine il nostro piatto con il bellissimo basilico, cioè pesto di basilico in questo caso, con un po' di parmigiano sopra. È un profumo, ragazzi, spettacolare. Beh ragazzi, il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto questa particolarità in cucina, dove ho usato i miei ingredienti che ho coltivato. Quindi ci aspetteremo altri video così, certamente, ma non solo, ci saranno altre ricette per la cucina. E come sapete, ci vedremo al prossimo video.